ragazzi, non potete capire che sfigata sono stata in questo momento. Comunque, stavo facendo il video. Conto convinto, ho fatto un video giusto che mi piaceva da Dio, perché non avevo fatto neanche tanti errori di bla bla bla. Quindi era andato anche abbastanza bene. Niente, guardo. Tutto al contrario è venuto, perché cioè non ho guardato in realtà come, cioè non mi sono messo uno specchio dietro, cose del genere. Cioè parlo dirette a voi e poi ho controllato dopo, ma sono una cretina. Comunque. Eccomi qua con un nuovo video. Questo qua è il video sui prodotti preferiti del mese di novembre. Niente, vi voglio assolutamente parlare che ho anche delle scoperte in questo mese che, cioè, praticamente sono prodotti che riguardano solo il viso, ma prima di iniziare il video mi è venuto in mente, ditemi se notate qualcosa di strano. Vi do l'indizio riguardo a me. Bene, tutto questo indizio. Niente, allora partiamo dal primo prodotto che è tipo stato scopertona, ma proprio una e tanto amore. Allora, questo prodotto qua io l'ho acquistato inizio novembre, ma mi sono bastate poche applicazioni per innamorarmene. Allora, questo qua è un set di Clinique, come potete ben vedere, che contiene vari prodottini per la pelle grassa e pori dilatati, comunque per la pelle un po' sfigata, abbastanza sfigata. L'ho pagato 9 € perché l'ho acquistata all'outlet, quindi aveva un prezzo inferiore ai prezzi che vi sono da Sephora e così via. Niente, vediamo un po' cosa contiene. Allora, prima di tutto vi danno la pochettina, che oltretutto è molto carina. Fatta molto bene, devo essere sincera. Poi le pochettine sono sempre utili, almeno perlomeno a me. Contiene il libretto tipo illustrativo, di istruzioni di Clinique. Contiene un campioncino del Pore Refining Solution Instant Perfecting Makeup. Ragazzi, io l'inglese proprio così, Questo qua è lo 09 Neutral. Niente, è un campioncino del fondotinta, quello adatto per le pelli tipo grasse con imperfezioni. Poi vi era, oltre alla pochette, questo qua che è un campioncino da 7 ml, giusto? Sì. Correcting Serum, quello sempre della linea Pore Refining Solution, tutto della linea Pore Refining Solution. Poi c'era un campioncino sempre da 7 ml dello Stay Matte Hydrator e c'era un campioncino da 30 ml della 7 Day Scrub Cream. Cioè, io questo qua del siero non l'ho ancora provato, sinceramente. Comunque 9 € questo set ve lo consiglio a prescindere. Questo qua l'ho provato una volta sola, quindi non vi so proprio dire esattamente come mi ci sono trovata, però non è male come crema. Però non, di sicuro so, ho visto il prezzo di questa qua e di sicuro quello lì non la compro perché non è che sia eccezionale. Non è male, è un'ottima crema, ma non è eccezionale. Questo qua è eccezionale, cioè questo qua voglio andarmelo a comprare. Costa 27 €, quindi quando ci sarà il 20% di sconto da Sephora, cioè adesso, però adesso non voglio andarmelo a comprare perché ho ancora tutto questo qua pieno. Cioè corro, o se non mi regalo, non lo so. Non so quando andarmelo a comprare, sono titubante. Per questo, cioè, io me ne sono innamorata. Ragazzi, non so se si può innamorare di un scrub, però com'è successo? Cioè, io ho lo scrub di Essence, quello col packaging rosa della linea Pure Skin, My Skin, qualcosa del genere. Orribile è proprio un eufemismo. Cioè, gli faccio un complimento se glielo dico. No, cioè, non posso tenerlo su io. Il mio viso diventa bordeaux dopo 5 secondi, inizia a bruciare in un modo assurdo, cioè mai visto una roba del genere. E quindi lo utilizzo come scrub corpo. Questo qui, cioè, dopo 3 secondi, dopo, il giorno dopo il brufolo che avevi, qualsiasi montagna avessi in faccia, cioè, non c'è più, o comunque è diminuito moltissimo. E la pelle, dopo averla usato, è tipo esfoliata, lucida, non tira, non è secca. Senti questo massaggio sul viso che. No, cioè, ragazzi, non potete capire, mi sono innamorata. Cioè, per dirvi io che voglio andare a comprarmi il formato full size, costa 30 € e non so neanche. Non ho guardato neanche gli ml del formato full size. Vuol dire che è davvero amore questo. Cioè, è davvero amore. E quindi
niente, vi straconsiglio questo set Clinique. Penso si trovi in realtà a prezzo di commercio senza outlet né niente a 15 euro. Non lo so, 15 euro dovrebbe essere, però voglio dirvi una vaccata. Comunque, questo qua è il prodotto della mia vita. Niente. Volevo mostrarvi assolutamente questo set qua e partire appunto con questo set di Clinique che non vi avevo mostrato negli acquisti perché mi ero dimenticata completamente. Comunque, quindi assolutamente promosso questo set, preferitissimo, ma proprioissimoissimo. Altro prodotto sempre per il viso, parliamo di un tonico. Questo tonico qua è il tonico della Roberts, acqua distillata alle rose, tonico rinfrescante. Assolutamente vero che è un tonico rinfrescante perché dopo averlo applicato io sono arrivata a metà boccetta, quindi è un preferito tipo preferito utilizzato, perché lo utilizzo tutti i giorni, mattina e sera da circa 2 mesi, 2 mesi e un po'. Mi piace tantissimo. Allora, qua ti dice che attenua un po' le rughe. Oddio. Però un po' è vero, sinceramente è vero, non ci avevo mai fatto caso, però un po' è vero. Dai, un po' è vero che attenua le rughe, però proprio, cioè, ma proprio poco si vede, cioè. La cosa che ho notato più di tutto è i pori dilatati, cioè si sono ristretti tantissimo, cioè devo ringraziarlo davvero un sacco perché la mia pelle da quando lo sto utilizzando è molto più tonica, rinfrescata, è molto più elastica e i pori sono davvero ridotti, sono davvero diminuiti, quindi mi piace tantissimo. L'ho pagato 2,10 euro, 2,20 euro, oltretutto era anche in saldo, 300 ml, anche solo per provare è fantastico. Non proverò alcun tipo di tonico che sia diverso da questo, ma non per il semplice fatto perché non voglio, ma proprio perché ho trovato lui, il mio tonico, mi ci trovo bene, costa davvero poco e non ho voglia di andare a spendere altri soldi per provare qualcosa che potrebbe anche farmi schifo e potrebbe anche farmi sorgere delle imperfezioni che non voglio, quindi non ho voglia di andare a provare assolutamente altro tonico o cose di questo genere, a meno che non sia in campioncini. Campioncini te ne provo quanti ne vuoi, ma andare a spendere magari 10 euro per un tonico quando questo qua che costa 2-3 euro, 2,50 euro al massimo a prezzo intero, tipo no, non ho voglia. E quindi niente, vi straconsiglio a proposito a voi di provare a acquistarlo quello lì perché per 2 euro, cioè ragazzi, è davvero una spesa irrisoria. Oggi sono particolarmente euforica. Comunque, me ne rendo conto da sola. Altro prodotto che mi straconsiglio, sempre parlando di viso, struccaggi, tonici. Boh, vabbè, comunque oggi va così. Oggi i preferiti sono questi. È questo qua, almeno sono prodotti che non vi ho mai mostrato. È questo qua di Sephora. Parliamo di questa acqua micellare, c'è cioè in formato mini, che è questo qua da 50 ml con un costo di 4 euro, e il formato full che è 100 ml se non sbaglio e sono 7 euro, quindi mi andrò a comprare il formato full perché me ne sono innamorata anche di questo, cioè è strepitoso, io vi consiglio di provare prima il formato mini. Toglie benissimo il trucco, ma proprio benissimoissimoissimo. Cioè, io applico questo, poi applico il mio sapone per evitare, per rimuovere tutti i residui e poi applico il tonico. Strepitoso, mi piace tantissimo, cioè, strepitoso. Ah, non brucia per niente gli occhi perché io me lo applico dentro, fuori dall'occhio. Non fa una piega. È molto molto buono, mi piace davvero tantissimo. Provate a voi se vi interessa da provare così tanto per, provate il formato mini, 4 euro, cioè ci può stare 50 ml, insomma, comunque. Però io l'ho acquistato e ne basta relativamente poco, l'erogatore è abbastanza decente, così. E niente, ve lo straconsiglio, mi piace, mi è piaciuto molto e mi ci sono trovata molto 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 bene. E ultimo prodotto di make-up, diciamo, riguardante il viso, è questo qua, l'Instant Anti-Age, che all'inizio avevo snobbato in una maniera impressionante. Poi, cioè, poi anche lui ha rapito il mio cuore, come ha rapito il cuore di tutte le altre YouTuber su questa terra, ha rapito anche il mio, ebbene, si è voluto prendere anche il mio cuore. Ho tolto, come potete vedere, il puffettino, che secondo me era un ciuccio prodotto di categorie colossali.
Niente, lo sto utilizzando da circa 2-3 mesi, è rimasto solo questo becchettino, questo cosino qua davanti di plastica. Allora, cosa faccio io? Perché continuavo a girare e vedevo che usciva il prodotto sempre dopo un po', quindi cosa ho fatto? Lo giravo una volta, facevo un solo tic, non facevo un giro completo, un solo tic, mi metto il tappino, premo e fuori esce il prodotto. Prendo il prodotto e me lo metto sulle occhiaie e per me basta avanza. Quindi sono 6,90 euro perché l'ho pagato 6,90 euro per 6,8 ml. Cioè, è strepitoso, mi piace tantissimo, dura un sacco, non va nelle pieghe, copre bene la mia tonalità light e, cioè, mi sono davvero trovata bene, mi devo proprio ricredere su questo prodotto, l'avevo snobbato, ma ragazzi, cioè, non avevo capito niente, ero ubriaca quando l'ho recensito. Questo qua invece adesso, cioè, è davvero buono, provatelo, non andate a spendere prezzi esorbitanti, perché comunque io l'ho utilizzato per 2 mesi, tutti i giorni, contate che lo utilizzo sempre tutti i giorni, tutte le mattine per andare a scuola c'è lui. Perché sapete che io sono una di quelle, compro un prodotto, lo finisce e ne compro un altro, quindi io finché lui non finisce, hai voglia. E per 2 mesi minimo, 2 mesi e mezzo, 2 mesi e mezzo sono arrivata qui. Fai altri 2 mesi e mezzo, fai 5 mesi, può durarmi per altri 3, 4, 5 mesi, cioè. E mi ci trovo davvero molto bene, cioè ragazzi, è davvero un ottimo prodotto, 6,90 euro, è strepitoso. Volevo mostrarvi altri due prodotti che però prima ho deciso di provare meglio e un altro prodotto che appunto dovete scoprire voi di cosa sto parlando perché è qualcosa che mi ha cambiato, ma non so, cioè, gli altri l'hanno notato, però non so se voi magari riuscite a vederlo. Comunque scrivetemi qualsiasi cosa voi avete notato di diverso, abbiate notato di diverso, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Non so se la frase che ho detto avesse senso, ma spero che il concetto si sia capito. Ultimo prodotto dei preferiti di questo mese, parliamo di lui. È il regalo di mio fratello, più o meno chiamiamolo così, del 18esimo. Mi sono fatta regalare, mi sono fatta, non l'ho chiesto, non me l'aspettavo in realtà. Alien, questo qua è da 15 ml, quindi è proprio piccino 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 e costa sui 35 euro, cioè ragazzi è un prezzo esorbitante per 15 ml. Ah, prima di tutto voglio sapere se voi riuscite a capire quale dei packaging è ricaricabile. Adesso io è una mia supposizione che ci siano, sapete che ci sono due packaging, no? È una mia supposizione che il prodotto sia ricaricabile in base al packaging, dipende che packaging ha e può essere ricaricabile. Magari possono essere ricaricabili tutti. Spero proprio di sì perché non c'ho voglia di andare a spendere 30 euro, magari mi spendo un tantino meno, dato che secondo me tra quei 30 euro paghi molto anche il packaging. Comunque, fatemelo sapere qua sotto nell'info. Sì, è ricaricabile perché qua mi fai vedere questo coso e io lo prendo come un sì, sono ricaricabile. Questo disegno qua, dai, a me sembra un profumo ricaricabile. Oh no? E che caspita. Comunque, cioè, mi sono innamorata. Cioè. Questo e la Vie Belle sono le mie fragranze in assoluto preferite. Sinceramente, penso che, non so, chi batte l'altro, chi batte uno e chi batte l'altro. Cioè, mi sono innamorata di entrambe, come faccio? Beh, comunque, cioè, strepitoso. Dura tantissimo, come minimo. Cioè, è proprio buono, è proprio una fragranza davvero, davvero buona che porti estate, inverno, primavera, autunno, quando vai a letto, quando vai a ballare, ovunque, va bene per qualsiasi cosa, quando vai a un funerale, no, no, funerale no, quando vai ovunque, cioè, è davvero strepitoso, è buonissimo, mi ci trovo davvero, davvero divinamente. Cioè, è proprio, proprio buono, cioè, non c'è nulla da dire. Comunque è davvero buono, vi faccio vedere il packaging magari. È proprio piccino, però ce n'è dentro tanto. Cioè, nel senso, vedete? È un po' pompato fuori. Ecco, questo è uno di quei classici prodotti. Sono arrivata. Contate che c'è tutto questo spazio qui. È uno di quei classici prodotti. No. Cioè. Oh, Madonna santa, che buono. Questo qua è l'Eau de Balla prendere. Devo, te lo devo dire dove andiamo a prendere. L'eau de toilette. No, l'eau de parfum. Dovrebbe essere. L'eau de parfum, esatto.
Sì, perché l'eau de toilette non mi piace. L'eau de toilette, a parte che gli eau de toilette vanno via sempre con poco. Quindi, però l'eau de toilette non mi piace, mi piace molto di quello del parfum. E niente, mi piace tantissimo, ragazze, andate, fatevi dare un campioncino da Sephora, da qualsiasi profumeria di fiducia, perché è davvero strepitoso. Niente, il video dei prodotti preferiti è finito qua, spero che vi sia piaciuto, appunto datemi un consiglio, ditemi se è ricaricabile questo alien e assolutamente provate a provare uno dei prodotti che vi ho citato in precedenza. E vi avevo chiesto anche di... Fatemi sapere cosa notate in me di nuovo. E poi comunque ve ne parlerò sicuramente più avanti, probabilmente. Ditemi se volete un video tag sul Natale. Adesso vedo che sto girando il Winter Tag, il Christmas Tag, una cosa del genere. Sono molto propensa nel